Buongiorno. Ciao, amore, sei bellino con sta macchinetta. Guardalo. Mamma mia, ti bacerei, Federico. Allora, tanto che giro a caso. Io vorrei Federico, c'è il camion lì fuori, per lo puoi prendere. Michele. Sì, ho fatto l'albero, pure il presepe. Vogliamo le foto sul gruppo abbonati, Roby. No, e tra l'altro alcune luci sono fulminate e domani mi tocca comprarle. Ah, ok. Mo' sono razzi a trovarli uguali. No, vabbè, butto quelle, ne prendo altre. No, perché un po' funzionano, un po' no. Da dove fai la curva? Ciao Marco Birbo. Leslie. Sì, comunque. Ma devo girarmi che devo aspettarvi no, qui? No, devi aspettare lì. Ok. Leslie Nielsen è un è stato bello quando io sono arrivato a scaricare. Ma scusa, ma non è quella roba che ci serve? Ma che sto a fa? Poi Brigitte Nielsen, non ho capito. Eccola qua, trivella l'impianto. Si ride per un piagne, come si dice, Aidan. Ma tiriamo avanti, dai, Aidan. Tiriamo avanti. Invece mi sono alzato al basso. Però la solfa è quella, sì. Sai com'è? È il gioco che è così. Però devo dire che questo rimorchio qui va bello, va più sì, liscio, va spedito. Io sto accelerato tantissimo. Sarà il carico che è più leggero, forse. Sì, piano, che ci stanno le rocce. Sarà forse che quello era un container sul rimorchio, sì, e ecco, sì, appunto la sospensione. Più pesante. Ma poi essendo quello al lato tre assi, è più pesante del due. Peccato, perché quello c'era più spazio, però vabbè, dai, pazienza. Gigi, posso fare una domanda al signor Gigi? Dica. Chieda. Aspetta. Scusi. Parla. Sto aspettando. Quello l'ha permesso dal capo. Ti devo dare la benedizione? Ma come fa? No. Fate sempre come vi pare, ma proprio il permesso. Facci. Ciao Luna. Basta che non è una domanda forte. Basta che non gli chiedi se c'ha le morroidi. Sì. Perché quello tanto ce ne parli tu. Che ne pensi della Mustang GT3? Io se c'ho una Fiat la chiamo Mustang. Non penso che puoi, però va bene lo stesso. Vabbè, c'è gente che dà. Gli hanno messo nome Chanel a Fiat de Totti, io non gli posso mettere Mustang alla mia, non ho capito. Chiama la Lancia Fulvia. Bello, Fulvia! Fulvia è bello! No, Fulvia, però a sto punto Delta, che mi piace di più. Sì, ma Delta è brutto, Fulvia, cioè, è brutto per una persona. Fulvia invece è vabbè, già mi vedo gli amici la chiamano Fulvia. Deltona. Sì, poi magari c'ha pure i denti sporgenti. No, no. È Dentona. Stavo facendo una battuta, ma mi sono bloccato. Sono ancora traumatizzato da Serenuccio e Tenny. Non posso fare. A saperlo prima che bastava così poco. Sono troppo traumatizzato. Robby, tu ti sei agganciato a qualcosa che però non è il mio rimorchio, te lo dico. No, mi sento qualche. Ah sì, ma le va faccio dal gruppo. Cosa vuoi? Mi sento qualche cosa strana. Però è bello quel vuoto. Coyote, mi pare. Coyote? Sì, Coyote è un'azienda che fa motori Ford. Ah sì, che il presidente è Willy. Ok. Anche perché lo è appena integrato, passando sulle pietre. Adesso devi andare, Micheletto. Grazie. Ti dirò dopo quando siamo arrivati. Se volessi una spiegazione di sto gioco in 30 secondi, raggiungere il punto A. Vai dal punto A, anzi, cerca di raggiungere il punto B partendo dal punto A. Allora, raggiungi punto A, punto B senza infangarti o cappottarti o ammazzarti. Notare che Robby ha fatto come i cani, che è andato di busso di dietro di Federico. Sì, a me piace annusarlo un po', dai. Federico. Ma Federico, scusa. Vabbè, con una descrizione un attimino più dettagliata, in base alla mappa devi esplorarla perché ci sono le zone buie, devi andare alle torrette, e completare missioni primarie, più diciamo ponti o così, e dovresti cercare di non rimanere dentro o di sbagliare strada, come ho fatto io. Bravo, e anche in 30 secondi ce l'hai fatta. Bravo. Sei come Bobby. Perché vedi, se sbagli strada potresti finire come questo treno. Sei come Valsecchi e Bobby che hanno 30 secondi. Vabbè, che un treno sbaglia strada, penso che abbiamo dei problemi gravi, però. Però può succedere. Guarda come è ridotta la mamma ferrovia. Mamma mia, ragazzi.
questa vecchia, questa vecchia ferrovia sovietica canadese. Yeah, yeah. Ma... sì, perché il Canada è pieno così, ma... di sovietici. Una domanda, ma questo treno lo guidava Roby? Tutto ciò che è arrugginito e vecchio, ex sovietico. Ma che cazzo stai dicendo? È la legge dei videogiochi, sì, sì. Dai, questo carro! E allora? Allora aspetta che me ne vado dal... Allora... Ma chi c'ho dietro? Oh. E indovina chi è dietro, se si lamenta Federico. Però mi dispiace tanto che non c'era Samotto. Mi sarebbe piaciuto stare con Samotto. Non mi stuzzicare perché sto, non ti dico cosa sto facendo. No, non voglio sapere quello che stai facendo. Ma perché qua ci deve essere, ecco, sempre bravo, qualcuno incazzato? Se Federico è calmo, si incazza Samomira. No, perché ero contento. Mi garba anche tanto, Snorlane, però mi devono fare... Ecco. No, ma chi ti dice che io non mi posso riarrabbiare? No, Federico, calmo. Grazie, Ste. Bellissima spiegazione, Ste. Bravo, Ego, bravo. Ma non è giusto, non posso leggere. La ruggine è stata inventata dai russi. Ah. Se voi vedete i videogiochi, non fa una piega. Ogni videogioco che c'ha relitti così da tutti i russi. Ciao, Katia. Ma là sei in Canada. Sei in Canada. Vabbè, ma il Canada che faceva parte dell'Unione Sovietica. Poi ma ci che so. Cazzo, ma stai che dicendo? Dici, allora, Robby. Quella è l'Alaska. Tutto quello... Vabbè, sì, era Russia in effetti. Tutto sì, quello che è arrugginito, Alaska, ma con due mammelle, Canada, ma con due martellate, no, un po' di oh, ma ve pare facile a leggere mentre che sta a guidare qui? Porca miseria. Sei scarico, di che te lamenti? Allora, guarda, Michele, in realtà Federico e Samomila sono la stessa entità, una è Trina. Ah, ecco. Poi Federico. Madò, che ecco, Berrelli che ci verrebbe qua. No, la seconda qua la macchina. Prima darei una pulita alle rocce. Federì, qua ci vede il rally del ciocco. Federì. Federì, però. Samomì, scusa. Samomì, il rally del ciocco, Samomì. È un pochino diverso, il rally del ciocco. Un pochino. Dice che qua con una macchina ti impunti di muso e rotoli giù poi. Però arrivi giù subito. Sai che tempo che fai? Ma non penso vivo. Vabbè, quello è un altro paio di maniche. Concentriamoci su un problema alla volta, Federico. Eccolo lì, ho visto un attimino uno scatto di qualcuno. Aia. Mi ti sei bloccata, mo. No, il camion che si è bloccato. Sì, non sì, io. Sto gioco non c'è anche su console, sì, sì. È un giochino. Aspetta, fermo. Devo controllare una cosa, perché mi sa che dovevamo caricare qualcosa qui. Sì, perché stiamo praticamente facendo varie missioni in una, quindi non ho segnato che cosa Michele, devo non devi giustificarti, e tu sei il capo e noi ti veniamo dietro. A occhi chiusi, se tu ti dici, buttatevi nel fuoco, noi ci buttiamo nel fuoco. Il capo, qui è il Bana, per cui... Bello che la mappa c'è un escavatore dentro il lago abbandonato così... Ok, quindi bisogna caricare in teoria solo un coso di longarine, credo. Esatto, astruso. Si chiama Rally del Ciocco perché prende quello. Fabbrica? Dietro di te. Se ce la fai a caricarlo tu. Guarda qua. Sì, no, fa tempo di farla retro un attimino. Sì, io intanto vado avanti un po' con Robby, tanto tu Diego, ci Diego, ci subito. Ci fai prendere le voglie. Vieni, Robertino. Con queste foto, Diego. Diego ha messo la foto lì della frittata di ceci. Come si chiama? L'ha messa un'ora fa. E nella community di Farm Italia c'è chi dice diretto: voglio il terreno dinamico e sdorante su Farmi. Sì, l'ho letto anche prima. Piatevelo il terreno dinamico. Che devo fare? Che devo caricare? Niente, nulla, io ho caricato, tu seguimi. Ah, ok. Ti sto semplificando la vita, non ti faccio caricare le cose. Stamattina sono andato a mercatino di Natale. Qui sono un po' diverso. Ho comprato il riso arborio. Poi ho preso una fontina fatta artigianale. Il risarborio è quello nero, giusto? Mi sbaglio? No. Se non vado errone. Senti, vado, dove vado, amo? A sinistra. Davanti a me, sinistra. Quindi. Ma ti ricordi, Eco, che bello quando i rally erano misti? Adesso ci sono più misti, vero? Devono essere tutti i terreni. L'altra a sinistra. Misti dove? Tipo i rally di Sanremo era misto fino al 96-96. Era mezzo asfalto e mezzo sterrato. Poi hanno detto no, la federazione o tutti misti o no, tutti asfalto. Veramente no, o tutti non terra. Mi non so ma perché l'ho sentito mancare, pota.
Ma guarda che non mi risulta che il terreno fosse... Ma che dici, amore? Ho studiato tutti i rally 80 e 90, so tutto a memoria. I rally di Sanremo c'aveva le campagne toscane e... Sanremo, cioè in Liguria, sì, vanno in Toscana. La parte sterrata era in Toscana e in Abruzzo. No, Toscana e... In Abruzzo. In Abruzzo. Gli spostamenti e le tappe li fanno... No, in Abruzzo, in Toscana e... non mi ricordo. No, fallo continuare, vediamo dove arriva. Vai, continua. Devi anche andare. Allora, metto pausa, ce ne scommettete 50 euro a testa? Io non ho detto nulla. Io detto vado tranquillissimo perché su quello che so a memoria vado tranquillo. Quello che non so, sto zitto. Andiamo. Il rally di Sanremo fino al 96 era mezzo asfalto e mezzo sterrato. Lo sterrato si faceva in Toscana e non mi ricordo dove. L'altra regione. Umbria forse? È possibile? Ah, Robertino, va che bello il municipio. Che cazzarola confina con la Toscana. Scusa amore, dimmi. No, dicevo, va che bello il municipio. Dove amore? Forse cri. Forse cri. Il basso Piemonte. Piemonte! Bravo Eco! Me lo limonate per favore? Ma se l'ho appena detto io. L'ha detto pure Eco però. Non prenderti meriti di cose che non fai Alessio. Vabbè, vuoi che ti limoni a te? No, allora No, tutto Eco. L'ultimo rally di Sanremo con lo sterrato è stato nel 96 e l'ultimo rally proprio di Sanremo nel 2002 con quell'idea del cazzo di andare a fare rally in Sardegna. Tutta terra, era tanto bello il rally di Sanremo. No, dai, Sardegna è bello. Sì, è bello, ma è uguale a quello del Portogallo, a tanti altri. No. Chi cambia? No. Qui ci sono tre tipi che vengono... Intanto... Hai cagato? Vorrei ricordare a Roby che sta finendo il gasolio. Ah, mica, dobbiamo fare benzina. Ah, okay. Ci sono tre tipi che vengono... Io l'ho fatta prima al distributore. Ci sono tre tipi che... Sanica, non ti preoccupare. Ci sono tre tipi che vengono raccolti in periodi diversi. Il primo è Sant'Andrea, no GTA, che scuoce ed è per le minestre. Poi si raccoglie l'arborio, che va benissimo per i risotti. Poi per ultimo, quello più pregiato, il Carnaroli, Michele, che deve prendere la gelata per rimanere sempre al dente, Alessio. Poi, così quando esce la mappa per il riso, vediamo se è realistica. Beh, no, dubito che ci sarà il riso arborio, il riso, però avevo letto che allora c'era... ci sono quattro tipologie di riso. Esatto. Allora ho detto una cazzata. Credo che loro l'abbiano chiamate con, mi sa, i nomi delle sementi. Quindi non saprei. Poi magari mi sbaglio e mi confondo col mais, però non mi ricordo proprio. Devo andare a rivedere, in caso poi vi dico. Io secco, Rob. Sì, ho fatto un po' di benza col pipino. Sì, ci saranno quattro tipi di risone. Come ha fatto a essere a secco già? Chi ha rotto il serbatoio? C'è un pozzino di lineamento davanti, non vedo. Le sospensioni sì, le ha fatte fuori. Albertino, i cinque simbolini sotto il gasolio. Il secondo, quello con la tanica di benzina, è rosso. Sì. E grazie al cazzo, c'è il serbatoio rotto. Grazie che stia secco. Giusto. Premi V. Sì, funzioni e fai ripara tutto. Precenso e riparo. Ma se ha rotto tutto, normale. Ok, non lo sapevamo. Allora mo ci guardo, su qualche icona rossa. Sì. Ok. Se spacchi qualcosa dovresti vedere. A parte che Sapevo. Quello, vedi che ti dice quel numero che cambia, che dice L al minuto, litri al minuto del consumo? Sì. Quello, se diventa rosso il numero, vuol dire che hai spaccato il serbatoio. Oggi in giro con Serenuccia a spendere dindini. Ora appena finito la cenazza. Sì, ma salutaci Serenetta. Dov'è la bellissima? Serenetta. Mi è appena venuto un flashback. Serenetta. Qui devi caricare lastre di cemento. Lastre. Federico, che ci stai a dire? Oggi ti è venuto in mente? No, le devi caricare sul rimorchio, non sulla. Mi è venuto un flashback. Questa
discesa qua, con, che fai conto che qua c'era una specie di ponte, quando abbiamo usato la Pro Mod su EPS, che siamo andati nelle strade, quelle sperdute nel nulla. Il rimorchio. C'era un ponte così e poi una salita così con le curve. Ah, quel rimorchio, sì, vabbè. Sì, quel rimorchio. Quel rimorchio. Ah, ok. Aspetta, va. Mi sento... Sì. Ma noi abbiamo preso tutto quello che... Perché qua mi sa che se riusciamo a fare una missione è grasso che cola, perché abbiamo preso un po' di roba in giro... Se ti interessa io l'ho tirato su e l'ho ribaltato dall'altro lato. Abbiamo preso inizio traccia. Vabbè, andiamo di qua e esploreremo la nuova mappa. No, che cazzo. Sto provando a raddrizzarti i rimorchi, ma si storce sempre di più. E lascialo stare lì, chi se ne frega, tanto non è mio, era già lì. Fletcher in the slow. Fletcher in the slow. Signora Fletcher. Chi è che mi bacia tra di voi? Ma scusa, quelle lastre abbandonate lì? No, là è Robby che si è sbagliato, poi ma le cancellerò. Ma l'acqua bolle? Perché sento blu blu, ma questa è l'acqua solfurea, amiche? Quella che puzza da volesso? Non lo so. Puzza da volesso, Federico. Acqua solfurea, questa mi è nuova. Sì, l'acqua che puzza da volesso. Quella che ci si fanno pure i fanghi, le cose, le... Quella che ti ci metti dentro che è calda e fa... Le terme? Ma siamo a dicembre e ci stanno le zanzare ancora, ma non è normale sta cosa. Con 6 gradi fuori. Le zanzare. GD. C'è la zanzara. Ma sei sicuro? Mi si è posata sulla mano. Alessio, JD ti dice che domani è dalle tue parti. Io gliel'ho scritto a lui. Ah, ok, scusa. A posto. Mica che salito. Bene, allora potete trovarvi limonare. No. Sei dal... Tanto JD gli dice ad Alessio che sta dall'altra sponda. Poi. Come? In che senso? Ah, perché lui è l'ecco. Sì, lui l'ecco. No. Poi. Non migliora la situazione. Senti, lo senti? Sembra il rumore dell'acqua che fa gloop 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 gloop. Hai visto quando metti sull'acqua del tè, no? Che fa gloop gloop, no? È vero, effettivamente lag è sul... No, l'acqua bolle, fa glob 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 glob. E cazzo c'entra l'acqua? Allora... è Diego Lafe, vabbè. Allora, aspetta che devo prenderla larga. Allora. Non leggere Diego Lafe. No, no, ma io ve leggo solo e ve leggo nel cuore. Allora. Basta che non li leggi nel cuore. No, io leggo col cuore, Michele. Tu sei nel mio cuore. Sappilo, you are in col my cuore, heart. Mi raccomando, col cuore. Sì. Federico. Allora, Robertino, vai, apri la mappa. Io solo ho sentito Federico, poi l'altra parola non l'ho sentita. Robertino, apri la mappa. Sì? Robertino, l'icona centrale è quella dei contratti? Sì? Sì. Governo della Columbia? Sì, amore. Trasporti paralizzati? Sì. Inizia traccia? Sì, amore. E devi scaricare qua le longarine? Cioè, okay. Sì, le lastre. Sai che non ha capito niente. Perché mille milioni mi ha dato. Le so contento. E adesso possiamo andare nell'altra mappa ed esplorarla. A Porco North? A Porco North. Namo. Allora JD dice: perché Federico dice no? Vietato essere di Necco? Allora. Sì. Mi si sta. Ma è diventato Gargamella? Cosa è diventato? Te lo ricordi Gargamella, il gatto? Come si chiamava il gatto? Ferragni. Come si chiamava il gatto? Com'è che si chiamava il gatto? Il gatto di Barbamella, come si chiamava? Ora dobbiamo esplorare la mappa. No, era tipo Pustola. Grazie, Sanpei! Ha mandato Babbo Twirk. Non è birba. Oh, c'ho Babbo Natale che mi twerca sulla gru. Grazie. Grazie. Guarda come twerca.
mica devo lasciarlo il rimorchio? Che trasporta la barca. Io l'ho lasciato perché tanto dobbiamo solo esplorare sta mappa. Ah, ok, quindi stacco. Scusa, e le longarine io il cazzo ne ho fatto. Niente, perché mi sono dimenticato una roba lungo la strada e è andato tutto a signorine. Ma Federico deve passare dove siamo passati noi? Spero di no. Poi, il mare. Sì. Ah, birba. Birba, a me veniva bustola. Aia, piano. Allora. Aia, qua JD ha bisogno di 400 secondi. Solo per una cosa che ha scritto. Il Bana scritto. Passa col... Aspetta, te lo faccio vedere io. No, JD ha scritto aspetta che me lo sospendo, brutta. Aspetta che me lo sospendo. No, a me! Perché devi sospendere me? Ma perché sì? Ma ha sbagliato lui a scrivere, mica io. L'ha detto nel modo sbagliato, quelle arancino. Stefano, no, arancino, scrutino. No. Guarda, io adesso mi ricordo l'esce tu come lo dici, quindi non dirò nulla. Grazie Stefano. L'hai visto scroti? Ah, non era di qua che si arrivava? Vabbè, torniamo indietro allora. Non ci mettere pure tu, Federico, se vuoi esplorare sei libero di farlo, tanto ora qua non so esplorare. Voglio spostare un attimino sti cazzo di rimorchi. Non mi ricordo se Alessio dice come dice tutta l'Italia o come dice solo un arancino posto. Barra arancini. Esatto. Mica tu sei nato bello, okay. Ti vengo dietro. È così. No, è dico. Come dice tutta l'Italia. Mica che devo fa? Pensavo si niente, dobbiamo esplorare, pensavo si potesse arrivare alla torre di qua, invece non ce la Natalia? Si fa. Natalia tua sorella Ale, sì, ho letto. Oh, no, non mi ricordo. Io mi ricordo che lui è il lago maggiore. Bello, c'è il lago maggiore e il lago minore. No, non mi ricordo più. Boh, so stanco, ragazzi. Che tra l'altro, lui è il lago. Aiuto, lago di Como. So sfonda tutto. Quindi mi è naturale di dire. Finalmente un po' d'asfalto, va. Vedi, don esplorata la città, Sì, quando vedi un quadrato giallo, se è una missione, accettala. Sì, no, io sto spostando i rimorchi, comunque l'ho lasciato in mezzo al cazzo, quindi... Io non l'ho lasciato in mezzo al cazzo, io l'ho lasciato di lato, poi qualcuno l'ha messo a fianco al mio. Ah, Michele, dove posso fare gasolio? C'ha ragione Diego. Ci sei passato davanti alla stazione di servizio. Dove sta qui, dove sta il motel? Di solito il motel. Dove sto io, sta. Ah, arrivo. Cittadini, tranquilli, che c'è Robby Mello. È arrivato quello che fa i danni. Allora. Dovresti farci la canzoncina. Robby Mello is coming to town. Chi usava sta gru che non mi ricordo più? Quello intanto si sta a fare pipe. Da dove si va? Andiamo di qua. Prevedo una tragedia. Grazie. Posso di grazie. A Trebbia, bentornato Trebbia. Come va la partita di Kelso? La partita del Kelso? No, di Kelso, il calcio, il Kelso, Juventus Napoli sta a vedere. Allora, grazie Trebbiuccio. Infatti si sono richiusi in casa. Infatti, allora ragazzi, questo è un altro gioco dove non c'è nessuno. Sembra l'ambientazione di The Last of Us. Guarda, hai paura e ti scappa fuori qualche infetto da un momento all'altro? Guarda, della...